Toronto 40, TIFF, e con noi prova il direttore del, cioè, del liceo. Non voglio chiederle come vanno gli affari, perché tanto abbiamo problemi comunque da tutti i pizzi in tutti i luoghi, però invece voglio chiederle il festival, cosa hai visto di film italiani da quando è cominciato? Beh, i film italiani, c'è stata ieri la prima nordamericana di La giovinezza di Bellocchio, di Sorrentino, oggi stasera ci sarà, che è stato accolto molto bene dal Valle Pubblico, anche perché c'era tutto il layout di tutti gli attori che erano schierati, è una cosa impressionante vedere Michael Caine, Harvey Keitel, Jane Fonda, eccetera, tutti messi insieme. E stasera c'è la prima nordamericana di mia madre del film di Moretti, per cui insomma oggi c'è un altro film italiano che, al momento solo il film, solo la giovinezza è stato presentato, poi mi pare, credo che abbia avuto un discreto successo di pubblico. Quanto piace il cinema italiano a Toronto? Il cinema italiano a Toronto sicuramente piace, poi bisogna dire che a parte il fatto che ci sono molti italo-canadesi che ovviamente hanno delle radici molto profonde con l'Italia e con la cultura italiana, per cui apprezzano la cinematografia italiana, i canadesi, anche non italo-canadesi, hanno una passione per il cinema, e per cui l'Italia ha una tradizione storica di grande cinema. Credo che fra i paesi europei non anglofoni sicuramente l'Italia ha una posizione di preminenza. Dottor Bova, what about il vino italiano? Il vino italiano, anche quella è una storia, diciamo, abbastanza di successo, perché metà delle nostre esportazioni agroalimentari in Canada sono fatte esclusivamente composte dal vino, circa 500 milioni di dollari che noi esportiamo, non valori al dettaglio, valori alla vendita dalle cantine, che noi esportiamo in Canada. Siamo per il vino il secondo esportatore in Canada dopo gli Stati Uniti e prima della Francia. Il vino più amato? I vini più amati qui sono chiaramente i grandi vini, il Barolo, l'Amarone, il Chianti, i Brunelli, però c'è molto spazio per vini nuovi, sia per i bianchi, per alcuni bianchi, che per i vini, per nuovi vini, almeno nuovi per il mercato canadesi, come il Primitivo, come il Nero d'Avola, vini del sud. Il Primitivo di Manduria è favoloso. Fantastico, sì. Bene, allora cin cin con un Primitivo di Manduria e all the best. Grazie.